In chiusura torniamo questo mercoledì sulla tre giorni di l'Araba Fenice Kappa Festival, svoltasi ai piedi del Tempio di Segesta sul finire dello scorso mese di luglio. Ricordiamo Video Sicilia media partner dell'evento, oggi nuove interviste, nuove narrazioni. Ascoltiamo pertanto Annalisa De Simone, Viola Ardone ma anche Beatrice Morroi per voi. Mi è stata data l'opportunità da Nadia Terranova e Cristian Rocca di curare questo spazio largo, quindi è un format, sono interviste, ma un format particolare perché molto esteso, e quindi questo mi permette ogni volta di entrare nella vita degli scrittori e di non concentrarmi soltanto sul libro in uscita. Di solito le interviste sono stringate, le domande sono un po' ad effetto, le risposte quindi di conseguenza, e invece qui abbiamo tutto il tempo di rilassarci per capire un po' l'antologia di quello scrittore, dagli inizi, dagli esordi all'ultimo libro, e poi di parlare anche di vita, perché poi la vita accade nella scrittura e quindi non può essere strana neanche alle domande che un intervistatore fa allo scrittore. Quindi si parla di vita, di libri e anche del rapporto con la scrittura che ogni autore ha e trasforma nel tempo, ed è uno spazio prezioso, non dico come questo paesaggio, però prezioso, molto da coltivare con cura. Lei, nuda, osserva. In lei le radici luminose formano energia sottile e ora si allontanano sempre di più dal suo corpo, anch'esse vanno a caccia, desiderano sapere, conoscere, unirsi al resto del creato, così come ha fatto il fico e come ha fatto la mangrovia. Dal corpo della ragazza nuda, il serpente addormentato nel suo osso sacro solleva la testa, le percuote la schiena, drizzandosi dentro la colonna, le esce dalla testa come petali d'un fiore di loto, si unisce all'aria e si dissolve. Speriamo che sia l'inizio per tanta gente anche di leggere tanti libri, perché leggere salva la vita. Questa rivista è veramente una rivista interessantissima, perché loro stanno facendo un'operazione veramente difficile in Italia, cioè pubblicare dei racconti, fare conoscere degli autori con dei piccoli testi che sono scritti apposta, quindi è un lavoro molto coraggioso e loro meritano veramente di una grande diffusione, e questa iniziativa del festival, diciamo, è molto legata, mi piace moltissimo. Questo posto è meraviglioso, io sono palermitana, quindi diciamo Segesta la conosco benissimo, ma il Tempio per me è il massimo, forse mi piace più di tutti il Tempio, perché c'è un'aria magica, e quest'aria magica sarà in questa serata. Tre scrittrici molto diverse, stili diversi, perché poi questa è un po' la cifra anche che Nadia Terranova, che è la curatrice della rivista, ha imposto: raccogliere attorno a sé un gruppo di scrittori davvero molto differenti anche per cifra stilistica e poetica, e quindi questo permette una grande varietà, è proprio un viaggio in cui ci si trova sempre di fronte a delle scoperte. Ah, ma la voglia di scopare è quella che manca di più. Non solo la voglia, mi manca proprio il ricordo della voglia, la forma del desiderio, il suo peso che grava sull'inguine, il sangue che intorpidisce le carni, la sensibilità esasperata della pelle, la fame del corpo, l'urgenza del contatto. L'inchiesta e in particolare la rivista K mi hanno permesso di misurarmi con una forma di racconto che ho amato molto. L'Oliva Denaro è un romanzo ambientato in Sicilia, in un paesino di immaginazione e di invenzione, che però racconta di una storia italiana e però anche di una storia del meridione, del mezzogiorno, del matrimonio riparatore. Non è ispirata direttamente a Franca Viola, perché la storia di Franca Viola è solo sua ed è molto conosciuta. È la storia di una ragazzina che io ho immaginato venire prima di Franca Viola, quindi è un no, il no di Oliva Denaro, che non fa scalpore, di cui nessuno viene a sapere, però è un no che la rende ugualmente libera. Ci insegna che è possibile innescare una rivoluzione dal punto di vista dei diritti, del costume, del modo di vivere, della mentalità, con una piccola parolina: no, non sono d'accordo, voi fate così, io faccio in modo diverso.